voglio di aggiungere nessun'altra parola, io lascio, tengo il microfono alla signora Flavia perché deve leggere un messaggio rivolto, Flavia, permettimi di dire, soprattutto ai ragazzi, a tutti. Cioè non riesco a dirlo così, bisogna che leggo, altrimenti in emozione. È qualcosa che abbiamo scritto la famiglia insieme con Marco, e se c'era Marco lui mi avrebbe parlato a braccio, però io non ci riesco. E so che Marco è impegnato a Verona, quindi al Cosmo Bike, in un bel congresso a livello nazionale, e naturalmente anche lì si parla di sicurezza sulla strada. Va bene, io mi presento, sono Flavia, sono una mamma e una nonna. Sono qui per raccontarvi la storia di Michele. Michele inseguiva un sogno e da bambino. Era un sogno bellissimo e lo cercavo ogni giorno giocando insieme con gli altri bambini, ma soprattutto correndo su una bicicletta per tutto il tempo. Quel sogno si chiamava Giro d'Italia. Michele, fin da piccolo, voleva fare il Giro d'Italia, un sogno stupendo. E Michele non solo riuscirà a partecipare due volte, diventato grande, al Giro d'Italia, ma arriverà persino a vincerlo nel 2011 e porterà a casa quel trofeo bellissimo, che si chiama il Trofeo Senza Fine. Un trofeo che rappresenta una strada alla quale ogni anno si aggiunge un pezzetto su cui viene inciso il nome dell'ultimo vincitore, una strada senza fine. Ma come è riuscito Michele a realizzare quel sogno? Nessun campione vince da solo. Ricordatevi sempre, ragazzi, che dietro un campione ci sono tanti altri campioni. Anche nel ciclismo e soprattutto nel ciclismo. Questi campioni che non salgono sul palco sono i genitori, i nonni, i fratelli, gli amici, i direttori sportivi, i compagni di squadra, gli avversari, una famiglia grandissima, la famiglia del ciclismo. Un ragazzo diventa un campione se ha la possibilità di crescere attraversando successi e insuccessi, gioie e fatiche dentro una famiglia sana, una famiglia che gli sta accanto, che lo segue, che lo rispetta, che gli insegna la bellezza della vita, della generosità, della solidarietà, della fatica, del sacrificio. Il ciclismo è uno sport bellissimo, ma duro, molto duro, e da soli non si va da nessuna parte se non si ha una grande famiglia che ci sostiene. Quindi, più che a voi, io adesso vorrei rivolgermi a tutti gli adulti che sono qui oggi dicendo loro: insegnate ai vostri ragazzi a pedalare, a sudare e a sorridere per diventare innanzitutto dei campioni di civiltà, di solidarietà, di amicizia. Vedete, Michele durante la sua carriera ha sempre messo tra le sue priorità l'altruismo, il sorriso, la generosità e la determinazione. Michele rinuncerà alla sua vittoria più grande per aiutare Vincenzo Nibali a vincere il suo secondo Giro d'Italia, nella tappa dove si superava Colle dell'Agnello nel Giro d'Italia 2006. Michele in fuga aveva la vittoria in tasca, ma si fermò e mise il piede a terra per aspettare il suo capitano. Michele aveva capito che la vittoria di un gruppo, di una squadra, è molto più grande della vittoria di un singolo. Il ciclismo è uno sport di gruppo, è uno sport che si nutre della realtà di tutti. Non dimenticatelo mai. Siate leali, voi giocatori innanzitutto, e avremo tanti campioni di civiltà in futuro. Anche noi oggi, con la fondazione che porta il nome di Michele, inseguiamo un sogno: che sulla strada non muoia più nessuno. Il nostro obiettivo è che si raggiunga il più presto possibile lo zero vittime sulla strada. Nessuno deve più morire sulla strada. Voi siete dei ciclisti e dovete sapere che il luogo dove correte ogni giorno, cioè la strada, è anche il luogo dove muoiono tanti ragazzi. Il luogo dove muoiono più persone.
Un ciclista ogni 2 giorni perde la sua vita sulla strada. Un pedone al giorno viene investito, spesso sulle strisce, e muore. La Fondazione è la nuova squadra di Michele. Lotta affinché sulla strada trionfi la vita, il rispetto della vita. Prima di essere automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni, noi siamo vite, siamo figli, siamo sogni, progetti, cuore e respiro. Siamo padri e madri, nonni, fratelli, non dimenticatelo mai. Dietro ogni morte sulla strada c'è una famiglia distrutta, mutilata e snaturata. I ciclisti, i pedoni disabili sono chiamati utenti deboli sulla strada perché sono senza carrozzeria, sono nudi, meno pesanti, meno veloci dell'automobile e per questo meritano più rispetto e per questo devono prendere maggiori preoccupazioni. Campioni di civiltà si diventa soprattutto rispettando le regole e gli altri e se stessi. Campioni di civiltà si diventa ascoltando la propria famiglia e il proprio allenatore. Campioni di civiltà si diventa sognando un mondo migliore per tutti, una strada sicura per tutti. Quindi ragazzi, l'ultima cosa che posso dirvi è aiutare gli altri e voi stessi a diventare delle persone migliori. Michele diceva ai ragazzi come voi, pizzi per un sogno. Perché a volte il sogno si realizza. Io vi dico, inseguite la vita ragazzi, rispettate le regole e rimanete sempre primi. Grazie. Un abbraccio di cuore alla famiglia Scarponi, vorrei che vorrei Moreno, è un pensiero per loro, ma non solo un pensiero simbolico, ci hanno onorati la loro presenza, li vorremmo qui per prendersi tutti in piedi. L'applauso, grazie della straordinaria testimonianza alla famiglia Scarponi. Grazie di cuore. Facciamo un applauso a questo ragazzo. Io chiamerei il tuo Mattia con Andrea Zandri. Eccolo qua Andrea, e un saluto anche a papà, cameraman delle Schianto, vieni pure con me, andiamo qua. Cosa vi siete inventati? Questo zaino dei sapori? Questo è un bel progetto, però oggi voglio, voglio stravolgere un po' le carte, voglio raccontare un aneddoto di che mi è successo, non me ne volere Stefano, voglio raccontare un aneddoto che mi è successo 4 anni fa. Quando ancora, prima della tragedia, il nostro Michele era qui con noi. Io lo incontrai in allenamento e una persona così umile è difficile da ritrovare. Girai, gli andai incontro e lui mi disse vieni con me, ti porto a fare un giro bellissimo, un giro che faccio sempre io, la Castelletta. Andai insieme a lui e comunque mi staccò, era una giornata caldissima, tolsi il casco, mi fermai, ho detto tanto loro ormai sono andati. Quando arrivai su in cima c'era Michele seduto che mi aspettava e gli dissi ma da quant'è che aspetti? No dai sono solo 5 minuti, penso che più o meno era circa un quarto d'ora che mi aspettavo. Scendevo dalla Castelletta, arrivavamo in un bar, mi offrì pure da bere. Quel giorno percorsi i miei primi 175 km insieme a lui perché non lo volevo lasciare, per me era l'idolo. Volevo raccontarvi solo questo per dirvi che questi valori io li ho ritrovati in questa preziosa famiglia.